Salve amiche ed amici, qui il vostro Capitan Santenchan. Speriamo che il video non venga tanto scuro come il precedente, perché sono sempre questa l'ora, 5 e mezza. Anzi no, ve lo dico. Sono le 5, le 17:26 del 1° agosto, venerdì. Questa mattina ho caricato un video, l'ho fatto e l'ho caricato. Spero che vi piaccia. Se vi piace fatemelo sapere. Se non vi piace, no, non fatemelo sapere. Tanto... E adesso sto facendo la mia merenda con il mate. Eccolo qua il mate, che si mette la yerba mate e si versa l'acqua. Vediamo se la metto dentro. Sì. Ecco. La yerba mate è quella lì e adesso io me lo bevo. Ecco qua, prendo il mate. Buono, veramente buono. E adesso mangio anche questa roba qua. Buon pro vi faccia. Buono. Adesso sto in dubbio. Non so se caricare questo video fra i video della lista di riproduzione Santenchan saluta i suoi seguaci oppure tutorial di gastronomia cassareccia, come fare merenda con il mate ed una pasta. È un dubbio molto forte che ho. Di solito mettevo il cellulare nel tavolo oppure la filmatrice. Adesso invece di filmarmi dal basso, siccome sto in esterno, faccio colazione con una mano perché con l'altra reggo il cellulare. Però mi piace fare dei tutorial di gastronomia casereccia. Sono molto contento di quanti mi seguono. E con questo editore di video che ho, nei ritagli che rimangono in nero perché scelgo il formato 16:9, metto foto della mia vita ad illustrare i miei video per poterle condividere con tutte e tutti voi. Buono, è dolce, grazie, era un dolce, era rimasto lo zuccherino, adesso non c'è più. Ed era pure buono, se fosse stato cattivo non l'avrei finito. Vabbè che oggi il cibo, con quello che costa, come per lasciarlo? Come è aumentato a fare la spesa? Un'enormità. Per fortuna che a me il solo pensiero di come è aumentato il cibo non mi toglie l'appetito. Però mi fa dimagrire, perché posso comprare di meno. Poi ti fanno le super offerte quando arriva il prodotto
alla scadenza, per cui te ne fanno comprare 3 o 4 e lo devi consumare tutto in un mese. Così per un mese fai dieta, poi per un altro mese ti devi comprare 4 o 5 scatole di quello che ti hanno venduto in offerta, perché se no scade. Ecco, di questa politica di vendita, che ci puoi dire, caro amico? Ciao, Pietro Trevisan. So che ogni tanto vedi i miei video. E ti ringrazio, io faccio altrettanto. Poi mi domanderete perché fai dei video così, che non sempre parli molto? Perché io purtroppo mi devo abituare a fare un brogliaccio, una brutta copia dei miei pensieri, e invece mi ispiro a parlare quando mi filmo. Alcune volte ho tanta ispirazione, o almeno così credo, e parlo tanto. Altre volte invece faccio scena muta. E siccome che non so mai quando mi sento di filmarmi che ho da dire, perché lo scopro davanti al cellulare, io mi filmo uguale. Poi se esce qualcosa di buono lo condivido con tutte e tutti voi, che vi ringrazio di darmi l'opportunità di esprimermi e di condividere con voi tutto quello che sento da dire, perché io sono così, naturale. Non studio nulla di quello che devo filmare, semplicemente condivido il mio tempo e quello che sento con tutte e tutti voi, e spero che questo vi possa fare piacere, anche solo se fosse divertirvi 30 secondi. Così sapete un po' di più anche come si fa la merenda col mate. Si può anche fare colazione. Poi io sto prendendo dei mate di acqua, ma li potete anche prendere con latte bollito, cioè alla temperatura che vi piace di più, no? Il latte. Troppo caldo no, però anche invece dell'acqua ci potete mettere del latte, riscaldando latte. E poi un'altra cosa, che se invece di prenderlo in infusione così con la bombigia lo mettete in una tazza tanto sfuso come in sacchetti e gli mettete l'acqua calda o il latte caldo, vi esce come se fosse un tè fatto con latte o un tè fatto con l'acqua. Così si chiama, fatto come il tè, mate cocido. Invece così è il mate classico con la bombigia, cioè la cannuccia che è di ferro. Poi si beve fino a che si esaurisce il sapore. C'è chi vuole continuare a bere e cambia la gerba in parte. Io invece no, perché già quando si stinge, ho bevuto così tanta acqua che anche bere troppa acqua no, non è che buono. Perché se no si può cambiare poco alla volta la gerba e così ne hai sempre di nuova e continui a bere. Purtroppo ieri e l'altro ieri non ho caricato nessun video. E quindi oggi, con questi altri saluti che vi faccio, e ne ho caricati due. Ecco, diciamo che ho fatto il video per farvi vedere come si beve il mate con la bombigia. Ho saputo di un tale della Federazione del Calcio della Serie B che ha parlato di giocatori del terzo mondo, di banane. Ma ce l'hanno con le banane. Io ho fatto un video antirazzista facendo vedere che mi mangiavo
una banana contro il razzismo. Quindi se volete andare nel mio canale Santen Chan troverete un video antirazzista nel quale Santen Chan sbuccia e mangia una banana. Ma io non so, l'Italia non è un paese razzista, non so perché adesso tutti a parlare delle banane. Oh, cacchio! E i kiwi? E le papaya? Certo che è vero razzismo. Razzismo nei confronti dell'altra frutta. Beh, poi ho guardato il telegiornale anche oggi e sono rimasto sbigottito. Chiedono austerity, sacrifici, tagli per riavviare l'economia. Beh, in pratica è tutto quello che hanno chiesto fin dagli anni 70. Io ho guardato il telegiornale da quando ero molto giovane, sono del 1969, e sempre tagli, austerity, mobilità. Flessibilità sul lavoro, cioè chiudevano industrie e tutte le cose che succedono oggi. Che ha di nuovo e di rinnovato questa attuale classe politica? Nulla. Passa un aeroplanino. Nulla ha di rinnovato questa classe politica, questa attuale classe politica. Chiedono sempre le solite cose che hanno chiesto sempre. Voi che vi aspettavate? Che cambiavano il paese? Se non cambiano loro, come fanno a cambiare il paese? È veramente una cosa seria. Poi ma niente. Adesso speriamo che arrivi la pace in Medio Oriente fra israeliani e palestinesi. Però Papa Francesco, Bergoglio, non ha più detto nulla. Però come? Non era il mediatore per la pace. E adesso invece che cos'è? È sparito tutto. Non cerca adesso di mediare per la pace, che c'è veramente la guerra. Perché prima mediava per la pace, che ancora non c'era il conflitto, e adesso che è scoppiato come tutti se l'aspettavano, non media più? Boh. Poi volevo dire a tutti quanti hanno degli discorsi strani che non si possono giustificare dei crimini di guerra con altri crimini di guerra. Da qualunque parte essi vengano. Però purtroppo nel mondo ci sono molti, soprattutto nel tubo, che giustificano gli attuali crimini di guerra dicendo che gli europei e i nordamericani avevano fatto anche di peggio. Se per questo diciamo che è una pazzia giustificare l'ingiustificabile dicendo ne hanno diritto perché gli altri hanno fatto anche di peggio. E poi giustificare dei crimini di guerra in nome di una religione, di un Dio. Dov'è Dio? Esiste? Ecco, chi mi ascolta lo sa. Ma Dio esiste? E dove sta che giustifica la guerra, lo sterminio, uccidere donne e bambini? Dicono che nel nome di Dio certe cose non si possono fare. Ma invece è vero tutto il contrario. Nel nome di Dio certe cose si possono fare, anzi si fanno, si debbono fare, perché chi parla in nome di Dio si sente autorizzato a farle da qualcosa o qualcuno che per me non esiste, in linea di principio. E uno può dire, ma anche Stalin che era ateo ha fatto cose. Certo, perché l'idea di Dio
è sostituita nel socialismo sovietico ateo dall'idea di un principio trascendente altro. Lì non è più il nome di Dio, è nel nome del progresso, della nazione, dell'ideale utopico del socialismo che si deve realizzare in un lontano futuro. Però si è semplicemente sostituito l'idea di Dio come altro da uno e superiore a uno all'idea di progresso socialista, patria comunista, stato stalinista. E quindi è lo stesso. Quella del socialismo realistico o realista è stata una religione come il marxismo, voglio dire, come il cristianesimo e altri culti nei quali si uccide e si va a morire per un ideale trascendente, un superio personificato da Dio. Lì invece il superio è l'altare della patria, di una patria laica, però che perpetua le stesse meccaniche psicologiche di un impero religioso, di uno stato religioso, di una teocrazia. La teocrazia è stata sostituita da uno stato laico ed ateo nel socialismo sovietico. Prima c'erano gli zar, poi ci fu Stalin. Non cambia nulla, si chiede il sacrificio per le stesse cose. Quindi ci può essere un ideale trascendente anche in uno stato ateo, che giustifica gli eccidi e le massacri e le purghe. Tratterò di questo prossimamente. Adesso ho tanto da leggere, però voglio fare dei video, perché se no dovrei leggere per un mese per ispirarmi. E invece poco alla volta faccio anche dei video e leggo. Adesso sono le 17:44. Sta cadendo la notte, fra poco sarà buio, cade l'umidità e ci rivediamo. Di sicuro domani, adesso oggi non girerò più nessun video. Illustrerò i miei video, anche questo, con delle foto della mia vita. In modo da condividerle con tutti voi e tutte voi. Allora vi saluto, grazie di seguirmi, di sostenermi. Trato di condividere tutto quello che posso con tutte e tutti voi e spero di non deludervi mai. Commentate i miei video, al più presto vi parlerò di cinema d'autore e non lasciate di sostenermi che mi date tanta ispirazione. Grazie a voi, io vado avanti. E compartite i miei video con tutti i vostri contatti, per favore. Che come molti di voi anch'io sono disoccupato e mi piacerebbe che YouTube mi desse un poco di grana. Allora, ciao, e mi raccomando, Travaglio, Travaglio Marco, fatti vivo, lo voglio un collaboratore per il tuo Fatto Quotidiano. E poi non mi hai risposto. Su via, non lo vedi? Io sono il capitano Santenchan. Voglio essere il capitano della nave senza capitano. Ciao.